La Ecolan S.p.A. è una società per azioni a totale capitale pubblico costituita da 67 comuni soci, equivalenti a 75 comuni, e che si occupa di gestire tutto il ciclo dei rifiuti, quindi raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, in un vasto territorio, quello frentano, sangroventino, ortonese, marrucino ed altovastese, per una popolazione di circa 220.000 abitanti. La mission è quella di realizzare un sistema integrato di gestione dei rifiuti urbani, sviluppando iniziative in linea con le normative vigenti, volte a realizzare un'efficiente ed efficace politica ambientale. Di successo quella della Ecolan, perché il dossier sui comuni ricicloni di Legambiente premia la Ecolan S.p.A. definendola insomma un'esperienza di successo. Massimo Ranieri è il presidente di Ecolan e qui siamo in una zona particolare della piattaforma, però prima commentiamo questo dossier. Vabbè, per noi è motivo d'orgoglio questo dossier che ci mette diciamo in questa graduatoria come uno dei consorzi, società sopra i 100.000 abitanti, in una posizione diciamo importantissima. Siamo al 12° posto in Italia e siamo la prima società come performance chiaramente tra tutte le società del nord. Siamo la prima in assoluto del centro-sud Italia e anche sotto i 100.000 abitanti abbiamo l'Unione dei Comuni del Sinello al quarto posto, che comunque sono nove comuni del Sinello che gestiamo comunque noi e siamo al quarto posto. E poi la graduatoria diciamo generale pone il comune di Borrello sotto 5.000 abitanti come diciamo il comune più performante e il comune di San Vito Chietino sopra i 5.000 abitanti. E nei primi 30 posti il 99% sono comuni che gestiamo noi, quindi per noi è motivo d'orgoglio, ma è motivo d'orgoglio soprattutto per il lavoro di collaborazione tra Ecolan, quindi gestore del servizio, i comuni, i sindaci e soprattutto i cittadini. Quindi è migliorata, sta migliorando la raccolta differenziata nei comuni di gestione Ecolan, però dobbiamo anche dire perché la gente è maggiormente incentivata a differenziare, perché sa che il percorso è stato attivato, il percorso funziona. Assolutamente sì, adesso stiamo progettando anche un miglioramento della qualità del materiale che viene conferito, tant'è che adesso partiranno dei progetti che abbiamo messo in campo a Lanciano e non solo su Lanciano, anche su Guardiagrele, Monte Nerodomo e Lama dei Pedigni, dove attueremo il tributo o tariffa puntuale che avrà diciamo l'obiettivo di migliorare la qualità del materiale, perché adesso dalla percentuale di raccolta differenziata dobbiamo detrarre la parte di scarto sovvallo, che comunque si attesta intorno al 12-15%, e con l'applicazione della tariffa puntuale vogliamo arrivare a un miglioramento, perché andremo a tracciare ulteriormente diciamo, i conferimenti per migliorare la qualità del materiale stesso. Presidente, faremo un piccolo tour in punti strategici della Ecolan. Qui dove siamo? Qui siamo nell'area dove stocchiamo i materiali una volta ripuliti. Qui abbiamo diciamo, le balle di carta e cartone che poi vengono caricate e portate nelle cartiere per essere di nuovo ritrasformate in carta e cartone. E più giù abbiamo, diciamo, in questo momento c'è un mezzo che sta scaricando, ripeto, la carta e il cartone che raccogliamo nei nostri territori,
e più giù abbiamo tutte le altre attività, tutti gli altri, diciamo, le altre tipologie di materiale che comunque raccogliamo. Qui arrivano i rifiuti cosiddetti secchi, dall'altro lato poi vedremo l'impianto che stiamo realizzando per trattare l'organico dei nostri comuni. E a proposito delle campagne che fate di sensibilizzazione, sono numerose le visite anche delle scuole che vengono qui e i bambini dimostrano molto interesse perché ovviamente vedono tutto ciò che viene fatto una volta che viene differenziato il rifiuto. Sì, sono tante le scuole che vengono dal mese di aprile al mese di giugno, quindi nella parte finale dell'anno scolastico. Vengono anche bambini di scuole che non di comuni che non appartengono alla Ecolan. L'anno scorso abbiamo avuto scuole della zona di Vasto, San Salvo, di Chieti, ma anche del Teramano. E chiaramente, cioè, per noi anche questo è un motivo d'orgoglio e comunque qui i bambini possono vedere, diciamo, effettivamente dove arriva il rifiuto, che tipo di lavorazione viene fatto e poi per far vedere la differenza li portiamo anche in discarica per vedere, diciamo, la parte di scarto che va chiaramente smaltito nell'impianto. Ricordiamo che di recente avete anche aperto un punto all'interno del centro commerciale dell'Oasi proprio per essere più vicini ai cittadini e dare risposte al di là del numero verde sempre a disposizione, del numero dedicato. Sì, questa cosa è stata voluta non solo dalla Ecolan ma anche dalle amministrazioni, in particolare il Comune di Lanciano, dall'assessore Paolucci. Perché per dare, diciamo, maggiori risposte magari anche alle persone che non hanno dimestichezza con il computer, con la posta elettronica, è un front office dove è possibile avere informazioni, prendere materiali, le buste, i mastelli, quindi è un punto informativo in mezzo alla gente in maniera tale che tutti possono avere le informazioni per migliorare ancora di più la raccolta. Bene, lasciamo la piattaforma perché io voglio parlare anche di futuro con lei, per cui ci spostiamo. Ci siamo spostati di poco, io ho detto adesso vogliamo parlare di futuro, ma il futuro è già realtà qui. Dove siamo, Presidente? Siamo nel cosiddetto Parco della Transizione Ecologica, così l'abbiamo definito. Questa è un'area dove tratteremo l'organico dei nostri comuni e non solo. Siamo in questa location che è l'impianto di compostaggio, in particolare questa è la fossa di scarico, dove i mezzi verranno a conferire, una volta raccolto il rifiuto verrà conferito qui, trattato in qualche maniera e poi attraverso dei nastri verrà portato all'impianto che sta in costruzione. Avete visto la piattaforma, la fondazione del digestore che stiamo realizzando con i fondi PNRR, quasi 15 milioni di euro. E una volta che questo organico ha prodotto il biometano che rimetteremo in rete, verrà riportato nell'impianto di compostaggio, miscelato con il verde e poi portato nelle biocelle dove con un processo di ossigenazione produrremo compost di qualità. Questo è il processo, diciamo, detto in maniera molto, molto breve. Questo è un impianto che complessivamente vale circa 32 milioni di euro. Sono fondi PNRR per il digestore e fondi CIPE per l'impianto di compostaggio. Una quota parte dell'impianto di compostaggio, circa 8 milioni, tutto il resto, gli altri 8 milioni, sono, diciamo, provengono dalla società. Dobbiamo dire che questo è davvero un fiore all'occhiello per come stanno andando avanti i lavori e per cosa produrrà. Lei ha fortemente voluto la realizzazione di questo impianto. Ma mi permetto di dire che questo è il frutto di un'idea del 2015-2016, sono arrivato qui nel 2013, ormai sono vecchio, ormai sono quasi 10 anni, anzi oltre 10 anni, e quindi poi abbiamo progettato questo intervento e abbiamo individuato anche i finanziamenti e quindi con il contributo chiaramente di tutti, dell'ufficio tecnico, dei responsabili degli uffici che io voglio ricordare sono Sandro Fantini, Francesca Salerno, Gabriele Di Pietro e Luca Zaccagnini che, diciamo, adesso è diventato direttore di Agir, per noi, insomma, anche questo è motivo d'orgoglio.
siamo riusciti a progettare e poi a ottenere finanziamenti a realizzare l'opera. Questo l'impianto di compostaggio è quasi finito, dovremmo concludere i lavori entro ottobre, mentre l'indigestore da cronoprogramma dovremmo finire i lavori entro giugno 2025, quindi entro la fine del 2025 attiveremo l'impianto complessivo. Insomma, sicuramente è una bella cosa. Poi ci sono altre in cantiere, altre chicche, chiamiamole così, ma non le diciamo in questa sede. No, possiamo solo dire che stiamo aprendo una sezione di ricerca e sperimentazione, ricerca e sviluppo nella nostra piattaforma. Inaugureremo questo laboratorio fra qualche giorno perché vogliamo produrre grafene da rifiuti, da sostanza organica. Però questo lo rimandiamo ad un prossimo incontro. Presidente, continuiamo questo tour molto interessante, ci spostiamo di nuovo e facciamo vedere qualcos'altro ai telespettatori. Presidente, ultima tappa, ma anche qui c'è un po' di futuro di cui parlare, siamo nella discarica proprio. Sì, qui è la parte finale, l'impianto di smaltimento dove vengono conferiti gli scarti sobballi sia della piattaforma sia della raccolta differenziata. E, sì, qui abbiamo un progetto già autorizzato di ampliamento, un quarto lotto, qui a fianco al perimetro della discarica esistente, e dovremmo cominciare i lavori a brevissimo perché la volumetria residua è tale che arriveremo più o meno alla fine dell'anno, quindi se non riusciamo a fare questo ampliamento potrebbero sorgere problemi anche di igienico-sanitari, perché in Abruzzo di discariche, di impianti di smaltimenti ormai non ce ne sono più. E quindi noi stiamo correndo per realizzare questa quarta vasca di 394.000 metri cubi, quasi 400, che ci sono volumetrie residue che provengono dal piano regionale 2018 che la regione ci ha destinato a quest'area. Non vi nego che ci sono anche dei ricorsi su questo provvedimento autorizzativo che è il PAUR, ma io penso che l'interesse generale, l'interesse pubblico debba essere in qualche maniera prevalente sugli interessi privati. Questa è una discarica esistente dal 95 e quindi qualsiasi attività ulteriore che si dovesse realizzare qui nell'intorno deve tener conto di questo impianto di smaltimento, che è un impianto di piano regionale che, ripeto, è qui dal 95 e è un percorso quasi obbligato, nel senso, per poter assolutamente andare. Questo è un piano, cioè è una discarica di piano, una discarica che serve non solo i comuni della Econal ma l'intero territorio abruzzese, che per il momento c'è un ato regionale, un ato unico, quindi tutti gli scarti di tutti gli impianti che trattano i rifiuti vengono qui. Quest'anno abbiamo ingressato ad oggi circa 40.000 tonnellate di rifiuti, arriveremo alla fine dell'anno a circa 55.000 tonnellate e poi, se non riusciamo a fare la quarta vasca, questa volumetria si satura e avremo problemi non solo noi come Econon, come comuni del nostro territorio, ma l'intera regione Abruzzo. Quindi chiaramente adesso ci aspettiamo che il TAR o comunque chi dovrà decidere sui ricorsi tenga conto dell'interesse generale, dell'interesse pubblico sugli interessi privati. Presidente, siamo partiti dal bellissimo risultato del dossier di Lega Ambiente, poi abbiamo fatto un tour, abbiamo parlato di futuro, di progetti in itinere e dei progetti in cantiere. Cosa si sente di dire a conclusione, anche e soprattutto rivolgendosi ai cittadini? Ma innanzitutto devo ringraziare i cittadini, perché se abbiamo ottenuto questi risultati in termini di percentuali di raccolta differenziate, anche di qualità del materiale, e lo dicevo prima, è legata alla collaborazione tra comune, gestore, Ecolan e soprattutto i cittadini, che fanno una buona differenziata dentro casa. Possiamo migliorare ancora di più
e vogliamo tendere a questo miglioramento con l'attuazione di questo percorso che porterà alla tariffa puntuale. Tariffa puntuale pagherà meno chi produce meno indifferenziato e pagherà qualcosina in più chi ne produce in più. E quindi sarà una ridistribuzione dei costi, ma l'utenza più performante otterrà una scontistica sulla bollettazione. E torno a ripetere che questo è l'impianto finale di destinazione dei nostri rifiuti: meno scarto abbiamo, meno ampliamenti dovremmo fare nel futuro. Quindi mi auguro che si possa ancora migliorare adesso la qualità del materiale che differenziamo, così da ridurre al minimo il materiale di scarto che torna in discarica.